Teoria generale, l'abbiamo visto, dobbiamo prendere i nostri 9 cancelli, cioè i nostri 9 punti di riferimento contro 3 dei suoi. Quindi quando lui si muoverà verso di me, all'inizio magari soltanto con la gamba e poi col braccio insieme alla gamba, nel momento in cui ha fatto il suo primo passaggio, non mi posso trovare qui perché abbiamo tutte le armi schierate, tutte e due 9 contro 9, ma il mio movimento sarà quello di uscire all'esterno. Quanto uscire all'esterno? Basta un piccolo angolo a 45 gradi, cioè non andiamo a simulare 90 gradi perché realisticamente questa cosa non avverrà mai. Sarebbe proprio folle pensare di una cosa del genere. Quindi, quando ci mettiamo uno di fronte all'altro a piedi paralleli, nel momento in cui vedo il suo movimento che viene verso di me, io mi metto al suo esterno. Come avete visto, non vado indietro, vado in avanti laterale, quindi faccio inci un po' e mi metto in questa ottica e poi ritorno. Quindi all'inizio sarà sempre solo, lui viene. Io vado, torno, lui viene, io vado, torno. Quindi cercherò sempre di andare a prendere il lato giusto durante la fase del movimento. Questo è molto molto importante.